Personaggi dello spettacolo e dello sport insieme a alcune calciatrici afghane fuggite dal loro paese lo scorso agosto in campo a Pietralata per la partita della parità e del rispetto per promuovere i diritti e valori dell'inclusività. Monica Pietrangeli. L'impegno dello sport contro le discriminazioni e a favore dell'inclusione passa anche attraverso iniziative come questa. Da WISP ad Amnesty International, passando per l'Usigrai, la partita della parità e del rispetto ha messo in campo sportivi, giornalisti, politici, personaggi dello spettacolo. Una tappa verso il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo sport, secondo me, è una delle forme di espressione migliore. Potersi esprimere anche fisicamente è molto importante. Il fatto che le donne ancora oggi non abbiano questa possibilità è un problema molto grande che andrebbe risolto. Fondamentale che lo sport illumini la difesa dei diritti, a patto che anche lo sport venga illuminato. C'è bisogno di un'attenzione rinnovata nei confronti dello sport di base, nei confronti di quelle quasi 100.000 associazioni e società sportive dilettantistiche che operano tutti i giorni, e l'auspicio è anche un po' quello che il legislatore metta rinnovata fiducia e anche le giuste risorse per sostenere un mondo straordinario. Un fatto altamente simbolico, la presenza in campo di 3 giocatrici afghane. L'Afghanistan ci aiuta a parlare non solo dell'Afghanistan, ma di tutto il resto del mondo, Europa inclusa, Italia inclusa, dove il tema della discriminazione sotto vari profili c'è, dove la violenza contro le donne c'è e raggiunge ogni anno numeri spaventosi, e quindi è un impegno globale. Il fenomeno della violenza contro le donne è globale, l'impegno deve essere globale.